Avrò uno schiacciatore MP5 Collector! Avrò uno schiacciatore MP5 Collector! Avrò uno schiacciatore MP5 Collector! Titef, basta, calmati adesso, ai regali ci penseremo più tardi. Lo sai che il nonno si arrabbia se arriviamo in ritardo. Forza, ometto, adesso vestiti. Ciccia! Aiuto, non lo sopporto, Prude, punge! Devo assolutamente toglierlo il prima possibile, altrimenti io non... va bene, farò onore a Babbo Natale. Mi merito proprio uno schiacciatore MP5. Uno schiacciatore MP5 Collector, ultimo modello di cui ci sono solo 999.999 esemplari. Non è possibile, gli adulti sono solo dei bavosi dell'affetto. Non mi piace per niente essere toccato. Oh, e i regali? Dove sono i regali? Dov'è il mio schiacciator? Titef, lo sai anche tu che è ancora presto. Babbo Natale non è ancora passato, tesoro mio. Andiamo a mangiare. Miam miam. Ho preparato un ottimo antipasto a base di foie gras e uova di gombo che vi farà leccare i baffi. E io vorrei parlarvi del mio nuovo fidanzato. Si chiama Loico, il mio Loic caro. Ciccia, non mi piace affatto la vigilia di Natale. Mia povera Zizi, ci saranno solo cose da vecchi natalizi. Non sarà per niente divertente. Loic gioca a tennis e durante l'ultimo torneo ha vinto un magnifico pollo arrosto. Oh, il mio Loic! Che eroe! Mamma, a me non piace il foie grasso e non mi piacciono neanche le uova di lampone nero. Mangia! È buonissimo! Loic, oh sì! Oh, il mio Loic! Il mio Loicino caro è adorato! Ah! Lo amo tantissimo, tanto! È così bello, sportivo, è simpatico il mio Loic! Oh, hanno suonato! Ciccia, dov'è finito Babbo Natale? Gli si è inceppata la slitta nella neve, per caso! Titef, a tavola e subito! Insomma, vuoi smetterla di fare i capricci? Uffa! Non è colpa mia se hanno suonato il campanello! No, Titef, dal nonno non c'è il campanello! Ascolta, se non vuoi che Babbo Natale si dimentichi di portarti i regali, devi cominciare ad essere buono. Come un angioletto! Non sarò mai buono come un maggioletto. Pipi! Basta, Titef, da stare davanti alla televisione! È il nostro programma! Questa è l'ultima volta che te lo ripeto. Non ci si alza da tavola durante la cena. Questo però non è giusto. Perché nonno Scaduto e zio Glaiel possono alzarsi e io no? Per riposare. Quindi stai dicendo che per riposare si devono guardare le donne mezze nude alla tele? Oh, non mi ero accorta che si era fatto così tardi. Devo andare subito in bagno a farmi bella. Non vorrei mai che Loic mi chiamasse. E io vado in cucina ad occuparmi del tacchino. Sì, ti do una mano, tesoro. Ciccia, che bella atmosfera. Ci facciamo una chiacchierata io e te? Troppo divertente! La zia Monica ha ricevuto un SMS dal suo fidanzato. Pulcino mio, mi manchi così tanto. Firmato il tuo caro Loic che ti adora. Gli rispondiamo, Zizi? Gli manderemo un grandioso SMS che lo stenderà stecchito. Messaggio dal tuo caro Pulcino. Loic, c'è un grosso pidocchio che punge e che puzza dai piedi al cervello. Oh, che ridere, simpaticissimo, sì! Ah, Loic, che piace. Ah, ah, ah,
nessuno mi aveva mai chiamata Pulcino prima di lui. A nessuno. Non potevo sapere che il fidanzato di zia Monica avesse un senso dell'umorismo da gnocco. Ne ho abbastanza, Titef. Adesso mi aiuterai a preparare la cena. E soprattutto non voglio più sentirti dire una parola. Se Barba Bianca avesse fame, chissà che cosa mangia Babbo Natale. Quando avrà assaggiato questa torta, di sicuro Babbino Natale sarà buonissimo con me e certamente accetterà di darmi il regalo in anticipo. Titef, vieni a cantare con noi. Din don dan, din don dan, din don don dan. Suona le campanelle. È già scoppiata la seconda guerra mondiale. Aiuto! Bene, adesso che siamo tutti svegli, forza, cantiamo tutti insieme. Din don dan, din don dan, din don din don dan. Il Natale arriverà, tutti fuori renderà. E ora andiamo a vedere se per caso Babbo Natale è già passato. Sì, è il mio regalo, lo schiacciatore MP5 Collector. Oh, il mio schiacciator è tutto mio. I miei amici sbaveranno dai denti. Ciccia, a volte la vita sa essere veramente amara.